Eccoci qui, siamo in diretta. Ciao a tutti i nostri spettatori di bicidastrada.it. Grazie di essere qui a questa nuova diretta. Oggi con noi c'è Elena Cecchini del team Canyon SRAM, una delle rappresentanti di punta del nostro ciclismo, e ringraziamo di essere qui con noi, Elena. Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Anche lei a casa, proprio prima di iniziare la diretta, stavamo appunto dicendo che anche i professionisti, ovviamente in Italia, non possono uscire, non possono pedalare, quindi sono costretti ad allenarsi a casa, e sarà poi una delle tematiche che andremo a trattare oggi durante questa diretta. Intanto ricordo un po' a tutti chi è Elena, che ha vinto, correggimi se sbaglio, Elena, nell'arco degli anni, da quando sei professionista, dal 2011, giusto? Se non sbaglio, ha vinto tre titoli Giusto. italiani su strada, due titoli a cronometro, e l'anno scorso ha vinto la medaglia d'argento al campionato europeo in linea. Quindi, solo tra i successi principali, ovviamente, ho ricordato. Ti volevo chiedere, intanto, come stai vivendo questo momento adesso di stop, forzato, il rinvio delle Olimpiadi per un atleta professionista elite? Qual è la situazione in questo momento? Ma sai, comunque in Italia penso che siamo più o meno tutti nella stessa barca, anzi direi proprio tutti. Il fatto che comunque non sia stata fatta nessuna eccezione sulla possibilità di allenarsi implica ancora un maggiore impegno per chi fa uno sport di endurance come noi ciclisti stradisti, perché comunque abituati ad essere sulla strada per 3, 4, 5 ore ogni giorno, la transazione appunto tra il ciclismo outside e il ciclismo indoor è abbastanza duro, devo dire. E sicuramente questo ci fa capire che anche magari il prossimo inverno, quando ci saranno delle brutte giornate o giornate in cui non è possibile allenarsi, è possibile farlo indoor. Proprio perché sto capendo che è possibile mantenere la forma ed è possibile fare dei buoni allenamenti sui rulli. Ovviamente il fatto che le Olimpiadi siano state rinviate penso sia stata una scelta saggia da parte del Comitato Olimpico, poiché appunto c'era una battaglia e dei giochi ben più grossi da giocare, soprattutto i mesi scorsi e tuttora in alcuni posti nel mondo. Quindi è una scelta che condivido pienamente e che sicuramente mi fa intraprendere con più serenità questo periodo di allenamenti a casa. Sì, infatti probabilmente è stata la scelta più giusta, perché sarebbe stato difficile garantire la sicurezza per un evento internazionale, mondiale come le Olimpiadi. E giustamente tu hai detto una cosa importante, ne parlavo anche oggi con Simone, con i colleghi della redazione. Questo lockdown, tra gli aspetti, i piccoli aspetti positivi, ha mostrato un po' a tutti, forse anche a tutti gli amatori, come ci sia comunque la possibilità di allenarsi anche indoor, e di allenarsi comunque abbastanza bene anche indoor, e di questo poi andremo a parlare in maniera un po' più specifica. Ti volevo chiedere anche alcune cose che faccio spesso quando parliamo di ciclismo femminile, per cercare di promuovere appunto il ciclismo femminile e di farlo crescere, visto che siamo in un trend, per fortuna, finalmente, se vogliamo, positivo. Tu comunque hai la fortuna di correre in una squadra importante. Ti chiedo come hai iniziato, ma soprattutto anche come vedi il movimento del ciclismo femminile oggi. Sta crescendo? Che cosa c'è da fare ancora per farlo crescere ancora di più, soprattutto in Italia, perché forse a livello internazionale siamo già ad un livello ancora più evoluto. Ma sai, come dici tu, c'è da fare inizialmente una distinzione tra come visto il ciclismo in Italia e all'estero, poiché devo dire che all'estero fanno molta meno differenza per quanto riguarda ciclismo maschile e femminile. Degli esempi chiari e palesi sono per esempio la Gran Bretagna, quando corriamo il Tour of Britain, che poi ha diversi nomi a seconda della sponsorizzazione che ha ogni anno, però è appunto il Giro della Gran Bretagna, abbiamo tantissimo pubblico sulle strade, siamo trattati come i nostri colleghi, c'è un'ottima organizzazione,
Così come accade ovviamente alle classiche del nord, ovvio che molti degli appassionati che ci sono sulla strada sono lì anche per i nostri colleghi uomini, però nel momento in cui passiamo ad esempio sul Quaremon sono eccitati così come se vedessero passare Sagan in quel momento, per cui per noi donne è un'emozione forte ed è bello comunque sentirsi in quelle occasioni alla pari dei nostri colleghi. In Italia è un pochino diverso, lo vediamo purtroppo col Giro Rosa, che sebbene comunque l'organizzazione stia migliorando di anno in anno e abbia raggiunto dei livelli molto alti a livello organizzativo, però purtroppo a volte il pubblico non è dalla nostra parte, così come il fatto che in Italia ci sia solo una squadra World Tour. Diciamo che sicuramente negli ultimi 4-5 anni il livello del ciclismo femminile si è alzato moltissimo, anche a livello comunque delle nostre prestazioni. Ci alleniamo come i nostri colleghi uomini, a volte forse anche di più, e quindi sicuramente le nostre gare meriterebbero di essere seguite maggiormente, anche se secondo me ho sempre sostenuto il problema di base è proprio l'esposizione mediatica. Ci vorrebbe quella prima di tutto, e poi sicuramente la gente apprezzerebbe molto di più, le nostre corse, inizierebbe a seguirci di più. Sì, assolutamente. Probabilmente una delle possibilità è quella che stavi dicendo un po' tu, cioè di far svolgere le classiche magari che esistono sia per gli uomini che per le donne nello stesso giorno, comunque nello stesso weekend, in modo da concentrare, se vogliamo, sia l'esposizione mediatica sia anche il pubblico che a quel punto avrà la possibilità di seguire entrambe le gare. Credo che potrebbe essere una soluzione sicuramente valida per far crescere anche il movimento. Sì, sicuramente, ed è quello che stanno già tante classiche facendo, è per questo che in classiche appunto come il Fiandre, come le Ardenne, come la Gent-Wevelgem, Plouay, ci sono moltissime gare che abbiamo in concomitanza con i nostri colleghi uomini, e in quei casi ovviamente l'esposizione mediatica è maggiore, sostanzialmente perché ci sono già le TV predisposte per i nostri colleghi uomini, ed è per questo che anche fanno un live della nostra gara e per questo che quelle gare sono più seguite. Infatti, probabilmente c'è anche un discorso di cultura che pian piano si sta per fortuna affermando anche un po' in Italia. In genere, forse anche per tutto quello che riguarda lo sport femminile, non solo per il ciclismo. Senti, rimaniamo un attimo a parlare di ciclismo reale, non virtuale. Visto questo stop, sei riuscita a rifarti un programma di obiettivi per questa stagione oppure è ancora prematuro? Quindi quando riprendere ad allenarti, quale potrà essere un po' la fase cruciale della stagione o comunque i tuoi obiettivi, anche se ancora forse probabilmente è un po' troppo presto. Ma sai, sicuramente all'inizio parlare di obiettivi era difficile, poiché appunto ci è toccato per un periodo, cosa che a noi ciclisti non capita quasi mai, ma vivere alla giornata, poiché non avevamo un calendario UCI, non sapevamo se saremmo stati in grado di correre quest'anno oppure se la stagione sarebbe stata annullata. Nel mio caso ho già fatto un grosso periodo di riposo lo scorso inverno, che era appunto un periodo di riposo previsto, vista anche poi l'annata che ci sarebbe stata con Olimpiadi e Intensa. appuntamenti molto importanti, esatto. Quindi nel momento in cui è successo questa pandemia, io ero proprio nel momento in cui stavo arrivando quasi al top della mia forma, poiché quest'anno il mio obiettivo principale erano le Ardenne. Col mio preparatore, quindi, che è Marco Pinotti, ho deciso di non mollare del tutto in questo periodo, ma appunto di mantenere la forma, ovviamente senza troppo stress a livello mentale, a livello fisico e a livello alimentare, però cercare comunque di mantenere un buon fitness in modo poi che quando saremo abilitati a ritornare sulle nostre amate strade, posso riprendere il lavoro che stavo facendo e ultimare appunto i carichi di lavoro per poter ripresentarmi ad agosto, speriamo, perché adesso abbiamo più o meno queste date per la ripresa delle gare e già al top della forma. Sarà una stagione secondo me molto molto strana, poiché in 3 o 4 mesi sono concentrate tutte le gare che di solito abbiamo invece in 7 o 8 mesi, ed è importante soprattutto per l'importanza delle gare che ci saranno fin da subito, secondo me arrivare già in buona forma, ecco. Certo, sì, sarà una stagione sicuramente stranissima. E comunque tu, ecco, ci hai detto una cosa importante, cioè che hai cercato di mantenere comunque un po' di condizione. Perciò iniziamo a entrare un po' in quello che è forse il focus di questo video, cioè
allenamento indoor. Quindi ti chiedo un po' come hai organizzato queste settimane, quella che è un po' la tua settimana tipo, gli allenamenti che svolgi, quanti e quanto tempo più o meno dedichi all'allenamento indoor. E ho visto che non fai fra l'altro solo bici, ma fai anche esercizi diversi, se non sbaglio, giusto? Sì, sicuramente, guarda, focalizzarsi solo sulla bici in questo periodo penso non sia molto opportuno e forse neanche molto intelligente, perché l'allenamento sui rulli è sicuramente un allenamento che logora a livello fisico, perché comunque si suda molto di più, non c'è mai un momento morto nella pedalata, mentre nell'allenamento outdoor spesso andiamo a fare una salita e dopo la salita magari facciamo 10-15 minuti anche solo di discesa senza pedalare o comunque soltanto diciamo accompagnando i piedi sui pedali, così come si dice. Invece questo non accade sui rulli o sugli smart trainer. Di conseguenza, appunto parlandone con il preparatore, lui mi ha detto: Elena, per mantenere un fitness, diciamo, medio è importante fare 11, 12 da 10, quindi a 13, 14 ore di rulli alla settimana. Dico Che la sono verità, comunque non ho mai che non fatto sono quindi. poche comunque. No, no, assolutamente, però sai, alla fine, essendo questo il mio lavoro, sicuramente diciamo che è quello che faccio durante il giorno, quindi mi rendo conto che magari per Certo. qualcuno che lavora è difficile farlo ogni giorno, però spalmate durante i 7 giorni della settimana o sei, perché comunque un giorno di riposo me lo prendo anche ora perché è importante, sono circa 1 ora e mezza, 2 ore di smart trainer al giorno. E dico la verità, non ho mai fatto più di 2 ore e mezza durante questo lockdown Ti e quando faccio faccio una due ore e domanda, mezza. Elena, perché sul discorso durata ci arrivano sempre tante domande. Fai le 2 ore per intero, cioè in un'unica seduta, 2 ore, 2 ore e mezza, o magari spezzi in una doppia seduta? Mi è capitato poche volte di fare la doppia seduta, preferisco fare una seduta unica. Le volte in cui ho fatto la doppia seduta è stato o perché ho fatto dei rulli a digiuno. E quindi poi ho fatto la sessione principale in tarda mattinata o al pomeriggio, oppure perché magari dovevo partecipare a delle ride e quindi ho detto ok, faccio un'ora, 1 ora e mezza al mattino e 1 oretta al pomeriggio. Ah, Però ok. normalmente faccio una seduta unica, poiché appunto in questo periodo sto dando veramente molta importanza all'allenamento a secco, quindi fuori dalla bici. Quindi durante il giorno alla seduta in bicicletta, piuttosto che farne un'altra nel pomeriggio, preferisco fare una seduta di palestra, una seduta di esercizio a corpo libero, core stability. Quindi ogni giorno cerco di fare una seduta fuori dalla bici con un diverso obiettivo, ecco. Quindi diciamo che è un po', come ha detto qualcuno, una sorta di inverno prolungato, perciò stai rifacendo anche dei lavori che magari normalmente fai in inverno, soprattutto per non perdere forza, se ho capito bene, giusto? Esatto, e soprattutto appunto ora che magari comunque la giornata tra virgolette è lunga, nel senso che volendo i rulli si possono fare anche alle 7 o alle 8 di sera, comunque mi viene bene dare tempo, quanto tempo voglio a queste sedute, quindi in palestra se voglio starci 2 ore, fare i miei esercizi con calma oppure aggiustare più pesi, meno pesi, fare delle prove anche sui miei massimali. Questo penso sia un buon momento proprio per rivedere e dare di nuovo importanza alla forza che è importantissima per noi cicliste donne, poiché le nostre gare sono più corte e molto più, corse a molta più intensità rispetto ai nostri colleghi uomini, ma in generale credo che nel ciclismo la forza sia molto importante, proprio perché alla fine è la chiave per una buona Certo, prestazione. ormai è stata rivalutata un po' per tutti. E a questo proposito ti chiedo, quindi la forza ci hai fatto capire che la fai molto a secco. Sui rulli invece, che tipo di lavoro vai a svolgere ovviamente a grandi linee? Sui rulli faccio le SFR classiche, ovviamente ad un wattaggio un pochino meno alto rispetto a quelle che faccio su strada, però prolungato, cioè comunque faccio le mie 3-5 minuti di SFR, solitamente ecco al mio medio, se qualcuno vuole avere dei riferimenti, e poi invece faccio spesso anche delle partenze da fermo, che comunque soprattutto se abbiamo un ciclomulino bello, diciamo, Di resistente. qualità. Sono esatto, di qualità per me che non sono una sprinter, comunque riescono a sostenermi in questo tipo di lavoro altrettanto importante.
Ok, quindi lavori comunque molto, molto specifici. A proposito, tu hai parlato di medio, ci è arrivata una domanda da parte di Cristiano Bora che ci chiede, un atleta elite professionista come te, più o meno che valore di FTP hai o che watt al chilo si ha in FTP, se ce lo puoi ovviamente dire. Sì, ma penso, non so di preciso i watt per chilo, nel senso è una cosa che dipende anche durante la stagione, però Certo. sicuramente sono intorno ai 4,9, ai 5,1 watt Diciamo per al chilo in momento, FTP. diciamo al momento top della Esatto, stagione, dai. esattamente, esatto. Nel mio caso sono circa 265-270 watt, ecco. Ok, quindi intorno ai 5 watt al chilo, che comunque è un valore notevole, assolutamente, assolutamente. E allora, tu hai parlato intanto di ciclomulino, di rulli, ti chiedo che tipo di equipaggiamento utilizzo? Ovviamente immagino che utilizzi la stessa bici che utilizzi su strada, quindi la stessa Canyon che utilizzi su strada, o hai una bici specifica che tieni sui rulli? Che tipo di rulli utilizzi? No, io appunto uso la bici che uso su strada, la mia è una Canyon Women Ultimate a disco, e ho il gruppo SRAM 12 velocità e noi utilizziamo come diciamo rapporto anteriore, quindi le corone anteriori sono un 35-48. Abbiamo fatto questa scelta perché comunque per la tipologia di gare che abbiamo, spesso appunto delle gare nervose, vallonate, senza stare a cambiare cassetta dietro, che è un lavoro extra anche per i meccanici, col 28-10 comunque ci troviamo molto bene perché c'è Certo. moltissimo range da poter appunto utilizzare durante una gara e comunque dico a tutti che il 48-10 è un rapporto abbastanza duro da spingere, quindi a chi dice il 48 non è abbastanza, credetemi che non è così. L'abbiamo detto spesso anche noi, ma purtroppo non è facile da far passare come No, concetto. immagino, immagino. E poi come rulli appunto siamo sponsorizzati da TAX e quindi io uso il Neo Ok, 2 quindi il top e di tax. esattamente. E io sono anche una fan dei rulli liberi perché comunque una volta sono stata una pistard, quindi spesso uso anche quelli. E poi utilizziamo ovviamente moltissimo la piattaforma GoZwift, che so che sta andando in voga in particolare in questo momento, però devo dire che è molto utile per gli allenamenti e sapendola utilizzare bene, è veramente, cioè puoi impostare il tuo allenamento, ti semplifica davvero le cose anche mentalmente, perché comunque gli allenamenti passano, devo dire, molto più velocemente utilizzando Zwift. Sì, infatti adesso entriamo proprio in questo aspetto. Magari so che voi anche con il team Canyon SRAM siete molto legati a Zwift, fate anche gare proprio articolate, che anzi, chi ci segue le può anche andare a rivedere sul canale YouTube, quindi sono proprio commentate come delle vere e proprie gare. Qui Sì. intanto ho messo la foto del rullo che utilizzi tu per rispondere a una domanda che c'era arrivata di Giancarlo, che chiedeva proprio che tipo di rullo utilizzi, quindi il Neo 2T. Quindi ti vado a chiedere qualcosa su Zwift, perché effettivamente hai già detto una cosa importantissima, serve sicuramente a far passare meglio il tempo. Io lo sto vedendo per me, ma un po' per tutti coloro che si allenano adesso. Pensare 6-7 anni fa di fare un'ora e mezza, 2 ore sui rulli sarebbe stato quasi improponibile. Oggi invece ci passo un'ora e 30, non dico con facilità, ma con una discreta facilità. Allo stesso tempo però ti faccio la domanda forse opposta. Quali sono gli errori da non fare? Cioè, c'è il rischio che ci si alleni troppo in questo momento, giusto? Anche grazie a queste Assolutamente, piattaforme. assolutamente. Poi sai, con questa piattaforma comunque c'è, per esempio, con l'app Zwift Companion puoi vedere che cosa fanno i tuoi follower o comunque chi tu segui e ovviamente noi tra ciclisti professionisti è facile seguirsi, darsi like così proprio come un social media. E devo dire che spesso, secondo me, l'errore è proprio di andare a vedere cosa fanno gli altri. E io sono sempre del parere che siamo tutti diversi, quindi sai, anche per me spesso magari vedere che una mia collega, una mia compagna fa 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore durante la giornata, sai, magari ti fai delle domande, dici cavoli, sto facendo abbastanza oppure no?
Come ti ho detto, secondo me è una cosa molto mentale al momento, cioè ognuno deve un attimo gestirla come crede, ognuno con il proprio preparatore ha fatto le proprie considerazioni. La cosa, secondo me, da evitare è seguire un luogo comune. Siamo ovvio che magari c'è qualcuno che ha meno esperienza a riguardo e tende quindi a seguire quello che fanno gli altri, però vale un po', secondo me, la vecchia regola che 2 ore sul ciclomulino equivalgono quasi a 3 ore e mezza, 4 su strada. Quindi pensiamo a questo, pensiamo ad applicarlo e soprattutto pensiamo a qual è il nostro obiettivo. Per me il mio obiettivo adesso è andare forte ad agosto, mancano esattamente 3 mesi, di conseguenza, essendo l'allenamento sul ciclomulino un allenamento, come ho detto prima, molto duro e logorante a livello fisico e mentale, preferisco usarlo per un buonissimo mantenimento, avere divertimento, incontrarmi con degli amici, fare delle ride per gli sponsor. Ovviamente, come hai detto tu, ci sono anche le gare, aspettano anche a me, tra l'altro stasera ne ho una ed è Ecco, quindi sempre una diamo anche grossissima, l'appuntamento poi. esatto, ed è sempre una grossissima fatica, però ecco, cercare di utilizzarli in maniera intelligente, poiché lo provo sulla mia pelle, spesso ho anch'io bisogno del giorno di recupero, nonostante comunque i carichi di lavoro che faccio non siano estremi, quindi E tu, comunque è un e tu sei un buonissimo atleta allenamento. professionista comunque, quindi ecco quello che diciamo spesso anche a chi ci sta seguendo. Attenzione a non esagerare perché poi soprattutto Zwift ti porta a pedalare spesso a un'intensità forse anche Esatto. eccessiva, ti fai prendere dalla voglia di fare le gare, le pedalate, c'è da bere tanto come dicevi tu all'inizio e soprattutto 1 ora e 30, 2 ore sui rulli, come tu hai detto all'inizio e hai ricordato adesso, non c'è mai un momento di pausa, quindi sono veramente intense, perciò attenzione a non uscire poi da questo periodo magari più stanchi e più finiti rispetto a quando addirittura abbiamo iniziato. Senti, Elena, tu hai parlato di ride, spiegaci un attimo, visto che in questo periodo tante persone si sono avvicinate per la prima volta a Swift e comunque alle piattaforme di allenamento virtuale. Che cos'è una ride? E poi andremo un pochino anche a vedere meglio come sono strutturate le gare, che consigli puoi dare a chi si sta avvicinando a questo mondo. Allora, sicuramente Zwift offre un'ampissima scelta per quanto riguarda l'allenamento che si vuole fare utilizzando appunto questa piattaforma. Ovvero, per esempio, nel mio caso finora avevo sempre utilizzato Zwift per i miei allenamenti, di conseguenza io posso fare una pedalata, scegliere dove voglio pedalare e anche su questo Zwift devo dire si è evoluto parecchio nell'ultimo anno in particolare. Poiché sta creando, tra virgolette, tantissimi mondi, nel senso, l'anno scorso ricordo che ho potuto allenarmi sul percorso di Yorkshire dei mondiali prima di correre i mondiali ed è una cosa che aiuta moltissimo, poiché memorizzare com'è una salita e sentirla direttamente sulle gambe, perché poi la sensazione che ti dà è proprio una sensazione reale, quindi quando c'è salita devi spingere di più e il tuo smart trainer si indurisce, quindi ti dà questo feedback che è molto importante per simulare anche ovviamente una salita vera oppure una discesa vera, perché no? Di Sì, perché conseguenza la ricordiamo prima che cosa. con alcuni rulli, tipo il tuo, si simula anche la discesa, addirittura si simula Sì, perfino il pavé, quindi ecco, esatto. la realtà virtuale è sempre più vicina a quella vera. Assolutamente. E quindi appunto ci sono, uno può scegliere Zwift solamente per pedalarci, per fare una pedalata, come si può scegliere di fare questa pedalata in compagnia di chi si vuole e quindi si richiede di incontrarsi alla determinata ora e tu puoi scegliere il tuo percorso. Per esempio, c'è il mio ragazzo che spesso in questi giorni deve fare 3 ore sul ciclomulino e insieme ai suoi compagni di squadra organizzano il percorso, quindi scelgono quanto dislivello fare, dove trovarsi, in che momento, quindi tutte queste cose che si possono Ricordiamo per fare. chi non lo sa che il tuo ragazzo è Elia Viviani, quindi magari qualcuno non lo sa, quindi lo ricordiamo quest'anno con il team Cofidis. Esatto, oppure appunto si può partecipare a degli eventi già organizzati dalla piattaforma Zwift. Questi eventi ci sono delle gare che sono aperte a tutti, ci sono delle gare solamente per professionisti, ci sono anche dei semplici allenamenti con degli sponsor o comunque delle case, per esempio SRAM ha organizzato dagli inizi di aprile ha organizzato delle ride solamente per donne ed è stata secondo me una cosa bellissima perché
penso magari a una ragazza o una signora che si è avvicinata al mondo del ciclismo o che comunque magari ora usa la bici perché si vergogna meno che uscire su strada e dice cavoli, però se devo mettermi con un gruppo di uomini, certo. Invece lì tra sole donne ha avuto veramente una partecipazione numerosissima ed è stato secondo me molto bello vedere così tanta partecipazione. Sì, perché uno dei, quindi... dei diciamo del il successo di Zwift è legato proprio anche a questo aspetto di condivisione dell'esperienza, no? Quindi assolutamente. E poi un altro aspetto secondo me carino di Zwift è proprio la creazione del tuo avatar, quindi tu pedalandoci poi sblocchi diversi livelli proprio come in un videogioco, quindi dopo che tu hai fatto le prime 10 ore su Zwift sblocchi un livello, quindi hai magari il casco un po' più aerodinamico o il calzino, puoi scegliere il colore, tutte queste cose che sai comunque tra virgolette ti invogliano infatti, a pedalare esattamente. Quindi io qui adesso ho messo una foto di un avatar del tuo team, adesso non so se sei esattamente tu, l'ho presa dalla vostra pagina Facebook, però comunque ecco, la maglia è quella del team, la bici è quella del team, sì. Cioè si replica in maniera quasi identica a quello che accade su strada. Esatto. E tra l'altro la cosa bella delle ride, non delle gare, come dicevi tu, è che comunque c'è, tu fai magari da tour leader, se così vogliamo definirlo, e c'è un passo anche prestabilito, quindi non è un allenamento istruttivo, quindi come una gara, perciò è più, se vogliamo, più di compagnia, più divertente. Esatto. C'è poi invece l'aspetto gara che comunque ha sempre il suo perché, soprattutto per chi è agonista, perché è un modo per allenarsi, ma soprattutto per divertirsi, per passare uno, due, tre giorni durante la settimana. E tu ho visto ecco, con le tue compagne di squadra del team, ne fate diverse, quindi ti chiedo quali sono intanto le principali differenze. Io ho provato a fare qualcosa, ci sono a mio avviso differenze sostanziali rispetto alle gare su strada. Sì, ecco, se adesso io ho fatto 5 gare quest'anno e posso dirti che ho capito perché viene chiamato mondo virtuale, non mondo reale, nel senso che devo dire che sono delle grosse botte in senso contrario per la mia autostima quando corro su Zwift. Ho fatto 10ª il trofeo Bologna settimana scorsa ed è stato un successone per me perché in alcune gare pronti via, poi non avendo appunto esperienza perché sono la prima che quando posso uscire su strada esco su strada, quindi fino ad ora Zwift l'avevo utilizzato in maniera non così assidua come sto facendo ora, ecco, e non avevo mai partecipato a delle gare, quindi per esempio a gennaio ho preso parte alle mie prime 2 gare, pronti via ero già staccata ed è difficilissimo ritornare nel gruppo principale, nel senso che l'effetto scia su Zwift è talmente alto. Sì, forse più che su strada. Più che su strada, sicuramente, nel senso che se su strada spesso se tu ti stacchi riesci a rientrare, invece su Zwift no. Primo punto perché comunque si mantiene un wattaggio costantemente elevatissimo, cioè le gare che faccio sono da 4.5 a 5.5 watt per chilo di media, quindi per me è come essere 40 minuti sempre in soglia e quindi comunque capisci che anche essendo una ciclista stradista lo sforzo che fai è molto diverso rispetto, esatto. E poi ci sono ovviamente tutta una serie di, io li chiamo trucchetti, ma non sono trucchetti, che però bisogna sapere per poter almeno diciamo ed è quello che magari ti chiediamo, perché è quello che ti chiediamo, alcuni di questi trucchetti, perché molti che si sono avvicinati oggi alle gare su Zwift dicono ma io non riesco, dice, appena parto mi stacco, non riesco a stare in gruppo. Quindi ecco, ti chiediamo di darci qualche indicazione sotto questo punto di vista. Sì, allora guarda, 3 semplici regole che secondo me comunque fanno fare già un salto di qualità nella prestazione. La prima ovviamente è riscaldarsi bene prima di queste gare, quindi salire sui rulli minimo 20 minuti prima e fare una progressione o comunque fare una volata per avere i muscoli e anche rompere il fiato, così come diciamo noi. E poi ovviamente presentandosi alla linea di partenza quando mancano circa 7-6 secondi bisogna già iniziare, diciamo, non a sprintare ma comunque a sprigionare dei watt importanti. Nel mio caso io da quando mancano 5 secondi inizio ad andare a 300 watt, perché poi tutte in partenza i primi minuti sono sempre più duri, quindi ovviamente se si perde il gruppo in partenza non li rivediamo più fino alla fine.
di conseguenza è importante rimanere davanti e c'è bisogno di questo tipo di wattaggio. Ecco, quindi partire sono... comunque forte, non si va a risparmio partire, come magari si fa all'aperto. No, deve essere diciamo come una specie di volata lunga, ovviamente non 1000 watt, però comunque bisogna fare un wattaggio importante per i primi minuti ed è importante per questo essere caldi e fare un buon riscaldamento. Sì, in genere per dare un riferimento, io ho visto almeno nelle poche gare che ho fatto, comunque nei primi 5 minuti stai ben oltre la FTP, se vuoi rimanere nel gruppo di testa, comunque nei primi gruppi. Assolutamente, sì, è vero. Poi sicuramente un'altra, diciamo, un buon suggerimento è quello di trovare la visuale che va meglio per noi, nel senso che per esempio a noi alcuni ragazzi che lavorano in Zwift ci hanno detto che la visuale migliore è la numero 3, quindi quella in cui tu non ti vedi ma vedi chi è davanti a te con le ruote, perché è molto facile a volte perdere la ruota e dici cavoli, ma non mi sono neanche accorta che stavo perdendo la ruota di quella davanti e mi sono ritrovata staccata, a me è capitato spesso. Invece così tu è come se veramente fossi in bicicletta e quindi quello che vedi è quello che praticamente dove sei, quindi non vedi il tuo avatar, non vedi la tua persona che sta andando in bicicletta, ma sei direttamente tu, quindi vedi gli altri in parte a te e capisci quanto vicini sono i tuoi concorrenti. Quindi questa può essere ovviamente un'altra cosa da provare, c'è chi si trova bene, chi meno, però secondo me aiuta molto per rimanere E più o meno è questa inquadratura che stiamo vedendo adesso, giusto? Esattamente, esattamente, esatto. Quindi tu non ti vedi, ma sei proprio tu dentro praticamente a che stai come se fosse la realtà, diciamo. Okay. Esatto, in prima persona, esattamente. E poi ovviamente un'altra cosa è studiarsi il percorso, nel senso che io ho visto quando le mie compagne me lo dicevano, dicevo sì, manco fosse una gara su strada, devi fare la ricognizione, invece è troppo importante conoscerlo, poiché essendoci un ritardo nella risposta di Zwift, se voi notate, se fate uno sprint su Zwift, il tuo avatar inizia a fare lo sprint circa 2-3 secondi dopo che tu hai iniziato a farlo realmente sui rulli. Dunque, se c'è una salita o uno strappettino su Zwift e tu inizi a spingere più watt nel momento in cui realmente inizia la salita, è possibile che il gruppo sia già andato. Quindi è importante anticipare la salita, anticipare la volata anche. Quindi non puoi iniziare una volata a 100 metri dall'arrivo se sei in pianura, è troppo tardi, gli altri sono già andati. Quindi tutte queste cose che però ovviamente, ripeto, più si pratica e meglio è. E questo infatti è un altro delle difficoltà che io personalmente, che non utilizzavo tantissimo Zwift, ho trovato in questa fase, cioè capire qual è il ritardo dell'avatar, perché comunque è fondamentale, come dici tu, per rimanere in gruppo o anche quando sei in cima alla salita per rilanciare, per far sì che non ti ritrovi staccato prima della discesa, quindi è una difficoltà per chi non l'ha mai utilizzata, non proprio banale. Mi chiedono, Cristiano Bora ci chiede come si attiva questa inquadratura, la numero 3. Glielo possiamo spiegare? Certo, mentre tu sei su Zwift, praticamente puoi toccare con un dito lo schermo e in basso ti dovrebbe, oppure se lo usi sul computer, insomma con il mouse, in basso ti dovrebbe apparire una barra dove c'è una telecamerina. E lì c'è una telecamerina con numero 1, numero 2, numero 3, ci sono 8 diverse inquadrature e tu puoi scegliere quella che ti va meglio, quella che si addice meglio. Poi siamo tutti diversi, io ho delle compagne che utilizzano la 1 perché hanno sempre utilizzata quella e non si trovano bene. Esatto, questa è un altro tipo di inquadratura. Sì, addirittura da fuori, addirittura puoi vedere da esatto, o dall'alto, esattamente. Di solito le più utilizzate, diciamo, sono le prime tre. Quindi puoi pedalarci e fare un allenamento con delle diverse inquadrature e capire quale potrebbe essere la più funzionale nel tuo caso. Senti, ho visto che c'è anche la possibilità negli eventi in diretta di seguire degli atleti e delle atlete in diretta, giusto? C'è un modo specifico per farlo? Allora, sì, sicuramente va bene, nel senso, quando ci sono, diciamo, le gare, ci sono proprio dei canali YouTube indicati dove trasmettono in live streaming le gare, come hai detto tu, fanno il commento e sembrano davvero delle gare... tra l'altro secondo me anche ti prendono abbastanza come sì, gare, infatti guarda, ti chiedo, scusa, non ti ho chiesto una cosa, ti volevo chiedere questo, al di là poi del discorso ovviamente team, sponsor, ti diverti a fare queste gare? Ma sì, sicuramente sono delle faticacce, cioè nel senso per me
io so che quando la gara su Zwift faccio tanta tanta fatica. Ovviamente, come ti dicevo, più le fai e meno ti diventa pesante, perché comunque conoscendo tutti questi trucchetti devo dire che aiuta molto. Però sì, è divertente e devo dirti che in questo periodo in cui comunque siamo lontani dalle gare ti dà un po' quell'adrenalina che solo la gara vera e propria ti sa dare, perché l'allenamento non ti dà mai quel tipo di adrenalina. Quindi ovviamente trovarti alla linea di partenza, sei competitivo, vuoi far bene, quindi sicuramente è buono farle per noi in questo periodo. Anche perché io adesso ho messo questa foto, ci sono proprio dei team, quindi tu ti ritrovi a competere anche con ragazze con cui competi all'aperto, se non Sì, sbaglio. assolutamente, sì. Ci sono anche solo delle elite, tra virgolette, virtuali, cioè qualcuno che compete a livello professionistico solo nel mondo Zwift. Sì, sicuramente ci sono delle ragazze che lo fanno proprio, cioè come io competo su strada, loro competono nel mondo virtuale, specialmente delle americane molto forti. Credo che ci vogliano proprio degli allenamenti adeguati per chi vuole eccellere in questo tipo di gare, nel senso che sicuramente loro fanno molta più intensità per questo tipo di sforzo che secondo me è molto uguale a una cronometro. Esatto, infatti alla fine è quasi una cronometro. Esatto, poi da quello che dicono un po' sembra anche che ci sarà un mondiale di Zwift, ora con tutte le cose che stanno andando in questo momento, non so se avverrà quest'anno o quando, però appunto so che l'UCI ha approvato che ci sia anche un mondiale di Zwift, quindi credo che sia una cosa che prenderà sempre più piede. Guarda, io non mi dimenticherò mai. Zwift, dei ragazzi di Zwift sono venuti da noi nel 2016 e siamo state la prima squadra che li ha appoggiati appunto in questo loro desiderio di diventare una piattaforma virtuale nel ciclismo. E io tra me e me pensavo, ma questi Sono cioè, folli, non hanno sono capito che su matti. strada, esatto, non ci sarà mai un tipo di clientela che possa soddisfare quello che loro vogliono fare. E invece poi proprio con queste Zwift Academy hanno iniziato a farsi conoscere dal pubblico e poi moltissimi, io ho molti amici che fanno l'abbonamento Zwift e sono innamorati di questa piattaforma. E sai, capisco perché comunque per qualcuno magari che lavora tutto il giorno, specialmente l'inverno, con le Esatto. giornate corte, arrivare a casa e farsi la propria ora, ora e mezza, 2 ore di rulli fatta su Zwift, comunque è l'attività fisica che, come chi paga l'abbonamento in palestra oppure in piscina, eccetera, c'è chi lo paga per fare bici e quindi ben venga, assolutamente. Infatti, guarda, ne parlavamo proprio stamattina in redazione, insomma, con Simone e con Daniele. Ha sicuramente cambiato un po' il modo di interpretare, di vedere la bici, al di là di questo stop forzato, quindi che ha avvicinato anche tante altre persone a questo mondo. Ma obiettivamente ci saranno persone che credo il prossimo inverno, piuttosto che andare magari a tirare quei 50 minuti all'aperto, un'ora perché ha poco tempo con il freddo. Magari si allenano meglio su Zwift, sono più motivati, fanno anche forse un allenamento di qualità migliore, perché comunque sul rullo abbiamo un ambiente controllato per fare quindi degli allenamenti specifici, credo che sia assolutamente valido, giusto? Assolutamente, guarda, come ho detto prima, sono la prima persona che credo che il prossimo inverno, se ci saranno 2 giorni, 3 giorni di fila di pioggia, non sarò più preoccupata, perché ho capito che utilizzando in maniera corretta questa piattaforma, che non avevo mai usato così spesso come sto facendo ora, comunque riesci perlomeno a mantenere il tuo livello di fitness, ecco. Infatti, tra l'altro ti salutano in tanti, Claudio Pezzega ti fa i complimenti, ti dice che questa sera ti seguirà. Prima ti ho interrotto, Grazie. come stavamo dicendo, come poter seguire anche un atleta su Zwift durante una gara, in particolare in queste gare di professionisti? Sì, appunto, ecco, ci sono dei link che vengono mandati, per esempio, sul Twitter della mia squadra, sull'account Twitter della mia squadra Canyon SRAM. Ci sono sempre appunto i link YouTube per poter seguirci, per poter seguire le gare, ed è proprio un canale YouTube. Così come spesso se voi state pedalando su Zwift o vi state allenando e volete per esempio seguire cosa sta facendo qualcuno in particolare, nel mio caso se volete seguire Elena Cecchini, cliccate su di me se sto pedalando anche io e potete guardarmi mentre voi andate in bicicletta.
queste, ecco, non sono magari delle cose che si fanno spesso, però magari ci sono dei fan. Ti posso assicurare che ultimamente so che molte persone lo stanno facendo, quindi dalla schermata, ecco, in pratica di ingresso di Swift si seleziona il nome della persona e si può quindi, esatto, seguire quella persona. E so che ho sentito molti amici che controllano o guardano le gare o controllano l'amico che sta pedalando, quindi stiamo veramente cambiando un po' il guarda, modo. Ti dico che la gara che abbiamo fatto settimana scorsa a Bologna, il trofeo Bologna, appunto, che finiva sul San Luca, facevamo il San Luca due volte, è stato visualizzato su YouTube ben di più di una nostra normalissima classica durante Pensa, la quindi. primavera, esatto. Quindi penso che sia ovviamente il momento particolare che, sai, molte persone comunque sono a casa, sono tranquille, hanno tempo per seguirci di più, però Certo. sicuramente questa è una cosa che fa pensare. Però a livello di importanza io ho messo questa foto non a caso, l'ho presa dal sito della tua squadra, Canyon SRAM, tra gli appuntamenti del calendario, oltre a quelli reali, anche se purtroppo adesso sono stati cancellati, ci sono anche quelli virtuali, quindi è praticamente equiparato il calendario, perciò è chiaro che sta cambiando, Esatto. comunque sta cambiando qualcosa. E senti, c'è anche una, oltre alla classifica delle singole gare, c'è anche una classifica finale, giusto? Una sorta di lega, se non sbaglio. Sì, c'è, appunto, questa era praticamente la Zwift Classics, poi so che a maggio ci saranno delle altre gare, tra gennaio e febbraio ci sono state delle altre gare, stanno appunto creando delle specie di circuiti, no? Ed è comunque anche carino che venga premiata la squadra, perché anche per noi comunque è molto motivante, soprattutto perché il fatto di aiutarsi su Zwift tra compagni di squadra è ancora un po' difficile, quindi sicuramente, diciamo, è più una corsa individuale dove ognuno deve dare il meglio e di conseguenza è importante per questo avere una classifica di squadra. Certo, sì, perché ritrovarsi e darsi una mano, immagino anche per una persona esperta come te, non è semplicissimo. Non è semplicissimo. Senti, e le gare dei pro immagino che abbiano anche, perché si parla spesso adesso di questa sorta di doping virtuale, perché c'è chi mette un peso più basso e via dicendo, immagino che le gare di pro e di elite anche su Zwift abbiano dei controlli più specifici, giusto? Quindi siete sicuri di correre in condizioni uguali per tutti? Sì, sicuramente. Poi, diciamo, ci sono stati anche da noi dei casi in cui comunque magari delle ragazze hanno fatto dei wattaggi un po' Strani. forse troppo alti, esatto, e poi sono state regolarmente, appunto, tra virgolette, il controllo antidoping che su Zwift si chiama ZADA, ha fatto la sua parte, e quindi magari spesso abbiamo trovato delle ragazze che poi non facevano più parte dell'ordine d'arrivo ufficiale. Sicuramente quello che dico io è non si fanno queste gare, cioè dobbiamo farle in maniera corretta, perché altrimenti non, nel senso Certo. non ne vale, esatto, non ne vale la pena. È bello sfidarsi in maniera corretta e, come dici tu, il peso è la prima variante, così come tanti comunque riescono in qualche modo a magari tarare il ciclomulino in maniera differente, o comunque questi smart trainer in maniera differente, sai, poi chi veramente a cui piacciono anche questo tipo di cose, penso che non sia impossibile, un po' No, come non è il ciclismo. impossibile, a nostro avviso ha poco senso, perché comunque deve rimanere un Esatto. allenamento e un divertimento, quindi Esatto. diciamo Esatto. assolutamente che ha poco senso. Senti, non ti ho chiesto prima, abbiamo parlato di equipaggiamento, quindi di rullo, di bici. La bici mi hai detto che utilizzi sempre la stessa. Per la posizione in bici, hai fatto qualche piccola modifica o è esattamente la stessa che utilizzi su strada? No, è esattamente la stessa, anche se devo dirti che appunto in questo periodo dove comunque penso che la pedalata, un altro motivo per cui l'allenamento indoor sia molto importante in questo periodo è che puoi veramente focalizzarti sulla tecnica di pedalata, ed è una cosa che su strada comunque ci dai meno peso, un po' perché comunque sei più libero di muoverti, invece essendo così in posizione statica tutto il tempo. A volte magari ti escono dei dolorini o comunque hai delle sensazioni che su strada non hai, ed è per questo che mi piace anche variare l'allenamento sul rullo fisso, appunto come il TAX al rullo libero. Però non ho fatto alcuna modifica, no, perché comunque facendo molti chilometri durante l'anno e essendo soprattutto molto sensibile ad ogni variazione, preferisco mantenere la stessa posizione.
Ok, perfetto. Quindi questo è un consiglio che possiamo dare. Noi abbiamo fatto anche un piccolo articolo con eventuali piccole modifiche per chi ha dei problemi, ma in linea di massima l'impostazione, il settaggio che si ha su strada è quello poi da utilizzare anche sui rulli. Un altro consiglio che ti chiedo io, e poi rispondiamo un paio di domande prima di concludere. Le gare sono molto divertenti, però secondo te quante se ne possono fare durante una settimana? Cioè, com'è possibile non eccedere? Perché come dicevi tu, sono sforzi veramente estremi, sforzi veramente a livello di un cronometro, quindi Sì. da fare con moderazione. Sì, guarda, ti dico la verità, nel mio caso, se per esempio mi dicessero a metà maggio ricominci con le gare, avrei subito delle gare in cui comunque voglio far bene, credo che una gara a settimana possa fare solo che bene, nel senso che comunque ti dà proprio quella sensazione di andare a tutta, che solo nelle gare vere e proprie riesci a provare ed è comunque uno sforzo che raramente negli allenamenti provi perché non ti dirà mai un preparatore negli allenamenti per 40 minuti vai a tutta. Assolutamente. Esatto, in questo momento della stagione per me è importante appunto mantenere e non fare troppo, è per questo che penso, per esempio, questo mese ho avuto tre gare distanziate da 8-9 giorni e penso sia più che sufficiente. Non consiglio a nessuno di farne più di due a settimana, poiché credo sia uno sforzo davvero molto, molto impegnativo. Ottimo, quindi può essere utile per chi vuole magari mantenere un ritmo gara, anche se ovviamente in questo caso parliamo di divertimento anche a livello amatoriale, perché nessuno sa quando si potrà andare a ricorrere, quindi è più un discorso di divertimento che di ritmo gara. Però non eccedete perché il rischio di ritrovarvi poi quando si esce su strada di essere completamente cotti. Senti, è arrivata una domanda Esatto. che è più una battuta, ci chiedono chi ti passa la borraccia sui rulli. Io però te la rigiro in maniera più seria. Quanto bevi tu normalmente durante una gara o durante un allenamento indoor? Magari ogni ora, perché è un aspetto molto Sì. importante. Allora, guarda, ogni ora è importante bere, secondo me, due borracce minimo. E soprattutto è importante, probabilmente io sono una da italiana un po' tradizionale così, ho sempre amato l'acqua in borraccia, però mi rendo conto che in questo periodo è importantissimo reintegrare anche con sali minerali ed elettroliti, quindi dal semplicissimo, che ne so, Polase che potete trovare in farmacia, ha dei prodotti un po' più specifici, io utilizzo Science in Sport, SIS. Che comunque ha per esempio una vastissima gamma di prodotti per quanto riguarda la reintegrazione per la sudorazione, che appunto vai dagli elettroliti semplici, quindi sali minerali, potassio, magnesio, sali, fino agli elettroliti con i carboidrati che comunque ti forniscono l'energia per queste sessioni, perché poi non dimentichiamoci che la maggior parte delle volte quando saliamo sui rulli quello che consumiamo, ahimè, nel bene e nel male, in questo periodo non sono grassi, non sono assolutamente proteine, ma sono solamente carboidrati, poiché tenendo appunto un'intensità più alta vengono bruciati principalmente zuccheri e carboidrati. Di Giustissimo. conseguenza, in particolar modo in una gara, penso sia importante appunto bere due borracce di acqua e soprattutto non dimenticarsi poi, quando abbiamo fatto il workout, di continuare a bere anche durante il giorno perché si perdono molti, molti più liquidi rispetto a una uscita normale in bicicletta. Sì, verissimo. E tra l'altro forse non abbiamo detto una cosa prima nel caso delle gare, ma correggimi se sbaglio, anche mangiare, cioè avere un tempo sufficiente per digerire prima di iniziare la gara credo sia importante proprio perché si parte comunque a tutta, quindi se fate colazione e poi vi mettete subito in bici per la gara forse non è il massimo, giusto? Sì, giusto, nel senso mangiare ovviamente sempre più o meno 3 ore di distanza dalla gara, come dici tu, sono sforzi brevi ma intensi, quindi non vogliamo avere la digestione in corso. Se c'è qualcuno che rientra da lavoro e non ha tempo di fare uno snack o qualcosa, di bere qualcosa di zuccherato, piuttosto che se lo avete un gel tecnico che fornisce abbastanza carboidrati per circa mezz'ora di sforzo, va più che bene.
Perfetto. Senti, ti faccio un'ultima domanda, sempre legata al mondo Swift, dell'attrezzatura. Voi avete ovviamente riprodotto tutti quelli che sono gli strumenti che utilizzate nella vita reale, quindi bici Canyon, ruote Zip, se non sbaglio. Però dicevi tu all'inizio che Swift dà anche questa possibilità di salire di livello e accedere sempre più a nuove attrezzature, ruote, bici. Quanto incidono effettivamente poi sul risultato della pedalata e delle gare stesse? Allora, guarda, parlarti di numeri mi trovi impreparata, sono abbastanza ignorante al riguardo, però abbiamo la fortuna in squadra di avere un ragazzo che cura tutti questi aspetti nel ciclismo, diciamo, reale, ci cura gli aspetti dell'aerodinamica e cioè ci dà una grossa mano soprattutto per la cronometro, mentre su Zwift. Lui è proprio un appassionato anche lui di questa piattaforma e per esempio ci ha sempre detto ragazzi mi raccomando per le gare nel nostro caso usare le Zip 454 che sono le più aerodinamiche che abbiamo anche su strada. Di conseguenza sicuramente il miglior diciamo setup che avete utilizzatelo, quindi se avete delle ruote più leggere per una gara in salita o più aerodinamiche per una gara in pianura utilizzatele perché non so dirvi di specifico i numeri ma un vantaggio c'è. E soprattutto anche scegliere, come dicevi tu, l'attrezzatura in base alla gara. Quindi se c'è una gara in salita, Esatto. meglio attrezzatura più leggera. Se invece è gara in pianura, come la maggior parte di quelle di Zwift, meglio quelle più aerodinamiche. Esatto. C'è Piero, guarda, Piero Santoro, che è un nostro fidato follower, che salutiamo, che ti chiede quanto ti pesa la distanza forzata da Elia e se questo influisce nei tuoi allenamenti da un punto di vista soprattutto mentale. Ma guarda, fortunatamente lì è qui con me, quindi come ho detto prima abbiamo Quindi non ti deciso pesa la di distanza. stare. No, 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 è la prima volta che siamo insieme così a lungo, per cui diciamo cerchiamo di trovare il lato positivo in questo momento un po' difficile, però diciamo che gli allenamenti teniamo gli stessi orari durante il giorno, quindi di solito ci alleniamo in tarda mattinata. Però ecco, ognuno per i cavoli propri, quindi io sono su Zwift, ascolto la mia musica, lui fa i suoi allenamenti, spesso anche lui su Zwift, però per esempio su Zwift non pedaliamo quasi mai insieme. È capitato ieri per una ride che abbiamo fatto con un nostro amico, però se no ognuno va con il proprio Per la sua passo. strada. Bene, Esatto. bene, quindi vi stimolate comunque a vicenda, anzi, salutacelo assolutamente. Grazie. Oh, ok, io direi che abbiamo comunque approfondito in maniera abbastanza importante questo tema di Swift, dell'allenamento indoor. Ci hai dato qualche indicazione, qualche trucchetto molto utile, soprattutto per chi si è avvicinato oggi al mondo delle e-race. Sicuramente poi per migliorare. Correggimi se sbaglio, serve ovviamente pedalare perché la condizione è indispensabile e poi anche fare un po' di esperienza, quindi Assolutamente. provate a fare qualche gara perché all'inizio sarà un po' più difficile, poi prenderete un po' più confidenza con il comportamento dell'avatar e con il gruppo in generale. Io, Ena, ti giro i Esatto. complimenti e i saluti di tante persone che ci hanno seguito, quindi te le giro volentieri. Grazie mille. Ti ringrazio, ringrazio anche il tuo team Canyon SRAM, con cui abbiamo avuto Grazie sempre mille. rapporti. E saluto tutti a questo punto, do appuntamento alle nostre prossime dirette, già da domani, e in pratica tutti i giorni, poi vi daremo i remind a brevissimo. E Ena, ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo Grazie a sperando voi. di poter tornare presto a pedalare su strada e a gareggiare soprattutto su strada. Lì ancora non abbiamo indicazioni certe, ma speriamo di farlo il prima possibile. Grazie Grazie mille, Creti, grazie.